Amici transe e amici dello Xela, ben ritrovati. Questa è una carpa. Ora vi faccio vedere dove siamo, perché vedere le carpe è facile, ma vederle a 50 metri dal mare è un po' meno facile. C'è pieno di cefali laggiù in fondo, guardate. C'è pieno di cefali, c'è pieno di omar, eccolo lì, no, anzi ce n'è uno di omar, eccolo. Siamo, guarda. Porca miseria, mamma mia quanti. Ma guarda quanti! E la carpa che ci è venuta, eccola lì. No, ma ce n'è più di una lì. Più di una, sì sì. Ce ne saranno almeno 5 o 6. Almeno una e mezza ce n'è, sì sì sì. No, qua veramente. Si vedono. Omar. Sono in mezzo ai cefali. Omar, io non dico niente. Ma oggi ci credo. Non dire niente. Dai, ora vado ad aprire la Gold e anche la Light. Le apro tutte e due oggi. Perché crepi l'avarizia. Condizioni veramente favolose, mi devo sbrigare perché ho una scimmia addosso che levati. Comincerò con il Hero, il monofilo, da questo uno è un 105, uno 0105. Comincio col 10 perché l'acqua è molto chiara, poi vabbè ci sono le carpe, ci sono dei cefali che fanno paura, però mettere un 12 non lo so. Vediamo come risponde il 105 di casa Cilero, del Hero. Se tanto mi dà tanto il nome, una garanzia. E come amo metterò sempre un Cilerod, un 107B della misura del 16. Vediamo un pochettino cosa succede. Riproviamo. Sono appena arrivati e sono veramente curioso di testare. Alla vista si presentano molto bene. Speriamo anche in pesca, ma sicuro. Ovviamente cosa ve lo dico a fare, ma monteremo sia la Martina Bolo Light sia la Martina Gold. Comincerò ovviamente a pescare con la Gold perché la Martina Light l'ho già vista piegata. La Martina Gold devo ancora vederla piegata bene. Qui i pesci parrebbero esserci, cioè ci sono. Speriamo che abbiano voglia di mangiare. Ho già preparato il pane da qualche parte. Qua c'è del pane secco che mischierò con della pastura, con della belinche cefalo che è lì dentro e vediamo un po' cosa succede. Nel frattempo Omar sta montando e dai. Martina Gold montata. Nel picchetto, al momento i pesci sono spariti, però vediamo un po' di richiamarli. Io pensavo di andare a pescare leggermente oltre la lunghezza della canna, perché magari qua ci vedono e si spaventano un po'. Allora, un grammo e mezzo di galleggiante, ho messo il galleggiante il Volturno, ovviamente di casa Cilerod, che è un galleggiante veramente strepitoso. Ho messo questo galleggiante perché riesco a fare un po' di trattenuta e non mi si solleva dall'acqua. E spallinata, diciamoci molto molto raggruppata, eccola qua, in 15 cm di lenza, a cui ho legato poi il finale dello 0,10, abbiamo detto, della Hero e l'amo del 16. E ora proviamo. Pastura, ovviamente, belinga e cefalo, ne abbiamo, lì ce ne sono 2,5 kg, qua ne mettiamo ancora questi, e via, per due diciamo che dovrebbe bastare, 4 ore di pesca. Allora, abbiamo dato la canna un attimo a Capra, eccolo qua che ci è venuto a trovare. E là! Ciao a tutti! Però la ciccata ha sbagliato la tocca. Ma io non sono un pescatore da fiume, eh. Io non ho parole. Poi qua è troppo piano, io. È vero, sì, ti manca piano. Il dislivello. Benissimo. Ma stiamo organizzando la scalata dell'Everest. Per eccoci, pescare. Allora quando io non ci sono. No. No, è quello il bello. Ci è venuto a trovare anche Gabri, che è là, eccolo là, che sta scrutando l'orizzonte. Capra, sì, no, beh, Omar l'ha già visto. Pareri sulla canna per quanto mai ciccato la tocca? Guarda, spettacolo. Non da, è una canna leggera, ma si sente che è robusta, che può andare bene in qualunque condizione. Veramente una gran bella canna. Vale. Sì. Speriamo di vederla piegata. Ecco quello. E io ci ho provato, ma non ce l'ho fatta.
Allora, Gabriel sta provando il suo tocco magico, ci siamo spostati a monte rispetto a Omar, perché ha avuto un'intuizione, Gabriel. Allora, eccolo lì il galleggiante. Vedi, però lì corre, eh. Comunque una tocca, vabbè sì, l'abbiamo detto, una tocca capra alla vista, una anche io, ma prima... Sono furbi! Sì. Sembrano dei cefali, eh? Vero? Sembrano dei cefali! Proprio di quelli smaliziati! Allora, io cerco, sono un pessimo cameraman, comunque vi faccio vedere una cosa, signori. C'è la Martina piegata. C'è la eccola, eccola lì, la Martina piegata. Qui vediamo il pescatore, siamo contro luce, lì che si sta incasinando, non so cosa sta facendo. Ah, perché ho preso? Guarda, guarda, io ho una strada, aspetta a vedere. Eccolo lì. Guarda, guarda, oh, oh. Guarda. La piega. La piega. Ah. Non so che cos'è. Cefalo. Ecco lì, qui Omar sta bestemmiando in tutte le lingue possibili. Adesso ci gioca, ma ragazzi, è un cefalotto, un cefaletto, sarà. Sta giocando, vuole vedere la Martina piegata. Sì, Io spero di riuscire, che si inquadra. Ora tutti i pesci nel raggio di 12 km saranno in fuga. Quanto l'hai pagato quel pesce per allamarsi? Troppo, eh? Ah, ecco perché ti ha chiamato la direttrice di banca prima, ho capito. Ho capito. Ecco. Io sono memore di un'altra pescata qua sull'Entella dove c'è stato un stonf strano, ma... Esatto, ed era una regola, anche quella. No, una bella piega proprio... si difende bene il signorino, Ma sembra che c'è un 10. Guardate la faccia goduriosa di quest'uomo, guardate, mi sto avvicinando, guardate come gode, c'ha fino alla bava, ah no, è il belin che pane, è il belin che pane. Perché il belin che pane, ragazzi, è alimentare. Aspetta, non so cosa sta, attenzione, mi stanno scappando tutte e due, sia il pesce che... Eccolo, no, mi è venuto in mente, che non ha montato qua dietro. Ah, ecco, ma è qua, eccolo qua, guarda che bel testonotto, eccolo. Ovviamente io non lo prendo perché mi finisce il telefono in mare. In fiume, anzi, dov'è? Eccolo qua. Eccolo qua. Occhio. Ok. Facciamolo vedere bene. Sarà 6 gatti? Un 3-14 sarà questo. Guarda che bello. C'è una capa tanta. E via. Allora. Cosa dici? Tanto possiamo... Il pane, perché sai, non è eccezionale, però non è neanche. No, ci sta per divertirsi, si è combattuto, è stato divertente. Lo rilasciamo. Voilà. Aperto. Grande. Grande, grazie al cameraman di fortuna. Però dai. Fortuna, è andato bene. Una sfiga incredibile che ha beccato me. Ora mi monto la telecamera a cappello, quindi vedi che. Dai, prossimi. Dai. Eccone un altro. È già qua, più o meno la dimensione come quello di prima. Eccolo qua. No, forse. Ah, che bello. Forse più piccolo, dai. Ah, ci abbiamo un quadino montato, usiamo il quadino. Bello. Ah, scusate, a parte là che ci sono le oche guerriere che se partono c'è del gatto. Qua c'è un caterpillar che sta arrivando. Ora! Attenzione! Ora io non dico di pescare così, però una 7 metri. Tu puoi stare diverse ore così. Ora, diverse ore, diciamo che fa contro la pazienza di tutti, però in effetti. Ci stai tranquillo, non è che. Dice sì! Un solo nome. Eh? Si,
non riesco proprio a farti capire le mie improvvisazioni. Volevo farti dire dicesi Martina. Ah, beh, okay. Dicesi sì, Martina. Certo. Ecco. Ok, allora, praticamente io no. Sono ancora così, potrei andare avanti delle ore. Sì. Però non è neanche giusto. E sotto c'è quello che lo sta tenendo, non lo inquadro perché... Fatelo solo con le Martina, non fatelo con le altre canne, sennò vi spaccate il braccio. Esatto. Facciamo un'altra ripresa. C'è solo un problema, non c'è il pesce. Esatto, allora lo prendiamo. Dai. Poi il bello che te li ammazza, cioè... È una cosa... Cioè, considerate che io ora sto pescando con lo 0,10, che non posso, cioè non me la sento di sforzare più di tanto. Ah, questo è bello. Questo è un po' più grosso, sì. Guarda, Ma è partita la frizione? Sì. Sì, allora si merita... Questo si merita il rilascio, eh. Occhio Omar! Ok. Boh, non lo so. Ma guarda. A proposito, facciamo un po' la prova anche col pesce. Dai, non è male, anche col pesce. Perché è stanco dai due combattimenti prima, cioè... Ricordiamoci che c'ho lo 0,10, quindi però non è male questo pesciotto, si difende bene. È un bel combattimento, sì. Ora, proviamo a stringere un po' di più. Ho provato a stringere un po' di più la frizione. Meglio un sarago con lo 0,10. Qua sotto c'ho anche un copertone da camion che potrebbe sempre servire. Ora vediamo un po'. Vediamo un po'. Non è che sia poi tanto più grosso rispetto a quello di prima. Sì, infatti. Quello che ha pagato, quello che... Oh, si sta guadagnando, è il cachet. Sì. Dai, siamo onesti. È a casa della moglie che dovrà farsi la dentiera nuova. Sì, direi di sì, vieni. I figli non vanno a studiare, mi sa, di sto fatto. No. Guarda qua. No, no. Ok. Ah, ragazzi. È un po' più grosso, mi sembra. È un po' più grosso, sì. Poi sai che noi uomini... Sì, noi ci abbiamo un po' il... questo pallino del più grosso, così. Ora, dovrei prendermi anche uno slamatore, che ce l'ho da qualche parte, ok? Ho strappato tutto. Ah, povero bestia, vai che non muore. No, non ho strappato, ok, ce l'ho. Ah, ragazzi, via. Liberiamolo. C'è quel fila, no? Lì come sono andati, visto? Sembrava quasi dispiaciuto. Porca madonna, attenzione. Attenzione. Sono queste quelle cattive? Sono queste quelle cattive. Fa piacere. A me se mi vanno a beccare io tiro il collo. Vengono qua a pungere. A pungerti. Peccato che non ho ripreso la tocca, perché al volo questo ha fatto galleggianti. Questo forse un po' più discreto. Ma se sabato ti dà la stessa taglia. Sì, no, quell'altro ormai è morto, ma è il nostro amico, eh. L'altro è morto dalle fatiche, non può. È sì. Lui, È sempre la stessa taglia. No, è un po' più scuro questo. Ah, questo è Denzel Washington. Esatto, questo è stato un po' più al sole. Il cefalon, questo qua. Ma guarda.
visto il guadino, ha detto no, aspetta, sì, un po'. Aspetta un po' che non ci vado. Quattro però li ho presi. Quattro li ho presi. Sempre dal copertone qua. Sì, sì, sì. Ma vogliono vedere che marca è, perché. Vedi che chi. No, dai, questo è un po' più. Vedi che chi. Allora, te al circo non hai lavorato. Perché? Non lo so, io venì. Ma metticelo dentro, no? Non sei proprio. Ah, ecco. Mettici il micello dentro. Ecco, io te l'ho messo dentro, ma tu lo fai uscire. Ah. Perché sono qua i pesci. Ah, ecco, pensavo. Questo è un po' più grosso. Questo è un testone. Guarda, pure guarda un po' come ha mangiato. Bene, bene. Belli questi ami, ragazzi, sono micidiali. Ah, che bello, oh. Ah, che bello. Bello. Differenza? Bello. Gli occhiali. Ecco, ora non so qual è uno e qual è. Wow. Mi sono immerdato. Ma preso a guadinate. Ecco. Ho lisciato una bella tocca in questo momento. Bella bella, proprio. Ci sono arrivato tardi. E vabbè. Ci sto. Oh, grazie, mi dai una mano? Vuole quettare, viene qua a quettare. Belio. Rispetto, prendete. Non puoi venire qua dall'Oxela a quettare, eh? Tanto me lo sto un po' giocando, me lo sto un po' menando. Questo è ancora più piccolo, ragazzi. Questo è ancora più piccolo. Però metticelo dentro, vale uno, però dai. Metticelo dentro. Stoccare il guadino non lo stocchi, l'ho pagato 14 euro 15 anni fa. È stato l'acquisto più bello che abbia mai fatto. Ciao! Ciao. Ciao Cefalo, come stai? Ah, parli con gli animali? Parli. Ma non mi danno sputo in faccia. Certo. Parli con Cefali? Parli. Sì, sì, io parlo il cefalese. Ah, ecco, non lo sapevo. Sì, sì, ha detto che sei uno stronzo, ma basta che non parli il celebrolese. Ma guarda. Ora mi dà un colpo di nuovo come prima. In realtà lo parlo perché ne becco tanti. Ok, signori. Direi che lo lasciamo andare, giusto? Cosa dici? Lo vuoi mangiare? Vuoi dargli ma un... no, ma figurati, mio amico. Non so, amico. Ciao, 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 ciao. Vai! Ah, grande! Sì, l'ho piantato come un monster. Bello. Penso che la taglia sia come quelli di prima, ma bello. No, forse un po' di più. Forse questo è più grosso, Ale. Forse questo è più grosso. Boh, lì, questo qua è... Ah, tanto ci sono le oche lì che si lamentano. Zovvo. Ali, ci siamo! Questo è grosso! È grosso qua? Beh, forse un po' più. Sì, un po' più bello. Un po' più bello, forse, però. Sempre forse. No, no, è più bello, più bello. Ragazzi, 010 di casa Chillrod. Il hero. Aiuto! Non voglio, ti prego, no, nella rete, no! Ho visto che te però lì sei fermo. Come mai non ti si muove? No, no, lo prendo in passata io. Lo prendo in passata. Beh, io faccio trattenuta perché. C'è un pesce combattivo e un muso. Beh, lì, ma hanno fatto Muay Thai questi, eh? Sì, sì, vanno sempre da vedere il coso. Il copertone. Il copertone, sì. Se vede che è una marca amica dei pesci, cosa vuoi che ti dica? Camisei, oh, sto qua ripartito come fossi due. Sì, sì. Sei divertito? Sì. Ma vorrei divertirmi ancora un po', ancora 4-5 vorrei prenderli. No, beh, che ore sono? No, mi sa che fra un po' andiamo via. Anche perché stasera in teoria c'è una riunione alle 9. Minchia,
Eh sì. Non è un cavedo, non è che butta sulla la bocca e diventa collaborativo. Voilà! E ci sei finito dalla rete! Voilà! Qui è più grosso questo! Un po' più grosso, sì. Questo è più grosso. Sì, questo sì. Allora la foto mi sa che dobbiamo farla con questa. Ma guarda, guarda che testa che ha! Pum! Che bagaccio, ma mi ha fatto il bagno. Ah sì, questo guarda. È più bello. Mia come bello grasso, sto qua è pieno di bottarga, mi sa. Ma vai, bene, bene. Bene, bene. Simpatico come sei. Io comunque sta frizione qualche parte, devo ancora capirla, vabbè. In teoria c'è l'ABS, l'antislittamento qua che si regola da sola, la TD, la VT, non si capisco un belie. Che cazzo è? Sì, no, infatti sembra che abbia bene l'ABS e l'aria condizionata. No. Però ancora devo capire come funziona, però vabbè. Ma hanno detto tutti che funziona, quindi. Oh, ancora non ho cambiato il filo, eh! Il filo Hero, come va? Il filo degli eroi. Che cagate. Filo veramente buono. Te lo devo leggere perché sono uscito tutto un po'. Amo anche, guardate la piega della Martina Bolo Gold. Ragazzi, l'ultima volta che ho fatto un lavoro del genere con un'altra canna è saltata in mille pezzi. In mille pezzi. No, in effetti non tira da cefalo, però boh. E invece è un cefalo. Beh, sembra un cavedano, è altro che cefalo. Questo è un cavedano. Infatti mi sembrava da... No, invece è un cefalo. No, era un cavedano, è cambiato. Cefalo, cefalo. Ah, un belino. Pensavo fosse un cefalo, pensavo. Pensavo fosse un cavedano, belino. Eccoci qua. Grande, ragazzi. Ami spettacolari. Vai. Ciao, bello. Allora, guardate anche... Omar ha sparecchiato. Hai sparecchiato? No, no, giusto, no, ho buttato via anch'io. Allora, canna sottilissima, senza forzare, perché non ho forzato, sono arrivata a 30 metri. 20, 25 metri. Guarda, una cosa meravigliosa. Ora ci facciamo la passata, perché magari porta alla cattura di qualche pesce. Speravo nel cavedano, ma ahimè no. Prima ho forzato un po' con un grammo e mezzo e sono arrivato attaccata alla colonna laggiù in fondo. Da là ero là, non in diagonale. Questa canna, essendo così sottile, fende l'aria, che è una meraviglia. Te ne accorgi neanche quando lanci. Ora vediamo, ecco di là, eccolo lì, non vedo più un belino. Ho montato il galleggiante con la stina gialla e invece dovevo montare la stina rossa. Andiamo un po' in trattenuta. Direi che abbiamo finito oggi, grandissima giornata, pesci molto difficili, non facili. Ora poi facciamo le considerazioni dalla macchina, anche perché sta venendo abbastanza freddo, siamo comunque al 21 di febbraio. Ok, eccoci, abbiamo smontato, abbiamo caricato. Boh, oggi pescata difficile. Beh, Omar è la prima volta che faceva questo tipo di pesca e trattenuta distante non è proprio delle possibili. No, poi non avevo una canna, cioè non avevo una montatura ideale per la mia canna. Devi prenderti una Martina, io te lo dico. Anche due, se vuoi anche due. Ci vuole la Martina e poi viene tutto più semplice. Comunque, pescata abbastanza complicata. Io poi alla fine ho preso 6. Sei? Di più forse. No, di più. Sei. O non so se 5 o 6, comunque facciamo 6.
E comunque sono tutti ripresi, quindi poi alla fine del video. Peccato non è uscito quello proprio. Non è uscito il big, esatto. Le carpe che sono venute lì, ci hanno salutato all'inizio e poi hanno portato via le pinne. Però le carpe qua si sa che sono diffidenti. Ho capito, però per lì. Abbiamo dato da mangiare alle oche, le abbiamo dato il pane, non so quanto cazzo da mangiare. E boh, basta così direi. Bello, è stato bello, ora domani è andato acquissima. E quindi, boh, vediamo. Se è bello, io quasi quasi io ci ritorno. Però vado dall'altra parte perché mi hanno detto che bisogna andare di là. Se è bello, io domani vado a correre. Anch'io, dietro ai pesci. Se è bello, domani io vado a correre e boh, vediamo. Magari nel pomeriggio se vai. Io mattina lavoro, quindi pomeriggio. Va bene, signori, ci vediamo alla prossima. Ciao belli!